Buongiorno a tutti, iniziamo con Annalunda, la sua tesi è via Rocchi, e il professor Carrel è il suo relatore. Alessandro? Grazie, Biagio. Allora, intanto saluto anche Chiara Cattolici che è in collegamento e che condivide con me questa tesi alla quale lascerò. Aspettate perché forse Chiara... Senti, Paolo, mi ha detto. Non so bene. No, non ti preoccupare, perché ci prendi. Ok, vai. Dicevo con Chiara Cattolici che condivide con me questo progetto e quindi ci teniamo che anche lei racconti un po' il modo in cui ha seguito Annalunda. Ma insomma, a me piace dire che il progetto di Annalunda sia un progetto un po' folle. La sua tesi è legata ai tarocchi, muovendo dal padre dei tarocchi marsigliesi restaurati, che è lo scrittore, drammaturgo, regista Alejandro Jodorowsky, che tra l'altro per fare un velocissimo salto nell'attualità è figlio di ebrei ucraini. Annalunda ha deciso di avvicinare quella che è la portata archetipica, simbolica, mitica dei tarocchi attraverso la fotografia al mondo reale. Il suo però non è stato tanto un lavoro di ricerca e ricostruzione storico-filologica della vita delle carte, carte che pure, come tutti sappiamo hanno una storia quasi millenaria, piuttosto ecco, ha cercato di lavorare per creare ex novo un nuovo mazzo, dando vita a un immaginario radicalmente differente e assolutamente personale, diciamo disincarnato da quella che è l'iconografia un po' sclerotizzata a cui siamo abituati, per tradurre quel mazzo, e come dice lei stessa nella sua presentazione, per tradirlo, in un oggetto, in un prodotto utilizzabile, come se fosse un vero e proprio strumento terapeutico assolutamente contemporaneo. E io chiedo a Chiara di intervenire e dire anche lei, e raccontare anche lei un po' questo progetto. Buongiorno, spero di non ripetermi perché non riesco a sentire molto bene le parole da parte dei docenti, di Alessandro, vi saluto tutti. Sono molto orgogliosa di aver fatto la correlatrice a questo progetto perché mi ha dato modo di seguire Annalunda da un punto di vista della progettualità che è stata molto strutturata e articolata, che è partita da mutazioni personali e che è riuscita ad estendere anche a un messaggio che va oltre solamente diciamo, quello che è un viaggio all'interno del sé e dell'altro, ma cercando anche di coinvolgere quelli che sono per lei messaggi attuali di grande rilevanza e che toccano alcuni temi, soprattutto diciamo, i giovani, chiamiamoli personalmente, veramente giovani, vivono con grande intensità. Oltre alla grande capacità di unire motivazioni personali ed esterne e a portare anche un discorso fotografico coerente e ben strutturato, quello che ha fatto Annalunda è stato anche lavorare su una progettualità e la capacità di realizzare un prodotto editoriale di, posso dire, grande livello, che spero che possa essere spesso presto diffuso e spesso diffuso anche nelle librerie. Appunto perché riesce a sdoganare questa immagine dei tarocchi come appunto uno strumento al limite tra il divinatorio e a volte no, il cialtronismo anche possiamo dire, e invece di farvi vedere come appunto la loro struttura simbolica e la loro stessa storia permetta un approfondimento che forse Jung ha evidenziato bene nella sua prefazione dei Xing. E, da questo punto di vista mi fa piacere nominare Jung perché è fra gli autori che Annalunda ha approfondito, estendendo la sua ricerca non solo a quella che è la natura, diciamo, iconografica di tarocchi e di loro storia, ma anche collegandoli a un approfondimento interdisciplinare. Grazie. Ok, grazie a tutti. Come faccio a far vedere la cara presentazione? Credo di fare condivisione. Cioè, mi sembra il solito. Sì, lo sto. Condivisione è anche sì. Così. Anche un attimo prima. Ok.
già accennato, il mio lavoro di tesi consiste nella creazione di un mazzo di tarocchi, partendo da cosa sono effettivamente i tarocchi. Posso dire che sono un mazzo di carte, nascono come carte da gioco, ma la loro storia è profondamente controversa e contraddittoria. Per molti, infatti, i tarocchi sono profondamente legati alla divinazione. Infatti, la cartomanzia è la possibilità, la capacità di predire il futuro attraverso un mazzo di carte, siano queste semplici carte da seme o sibille o appunto i tarocchi. Nonostante, grazie a diciamo, questo aspetto, è stato possibile grazie a una giornalista francese di nome Etilla, che nel 1770 teorizzò l'idea che i tarocchi potessero appunto predire il futuro. Mentre precedentemente l'interesse era semplicemente simbolico, da questo momento in poi i tarocchi prendono la piega che conosciamo anche oggi, quindi cresce lo stereotipo del tarocco come appunto possibilità di leggere il futuro. Non solo, egli fu anche uno dei primi a farsi pagare per questo servizio e iniziò a ridisegnare i mazzi da zero, cambiando ovviamente in modo molto radicale la simbologia e l'iconografia di tutte le carte. Verso invece la fine dell'Ottocento, grazie ad esoteristi come Oswald Wirth, ad esempio, diversi esoteristi iniziarono ad incentrarsi principalmente sull'aspetto sapienziale e simbolico delle carte, quindi non più la parte legata semplicemente alla cartomanzia, bensì appunto la ricchezza dei simboli e delle icone presenti in questi mazzi. Lo stesso Oswald Wirth si concentrò in particolar modo sui tarocchi di Marsiglia, che sono tutt'oggi considerati il mazzo più ricco e più antico. Uno dei più grandi autori, come mi ha preceduto Alessandro Carrer, fu Alejandro Jodorowsky a restaurare innanzitutto e ad analizzare profondamente ogni singola carta, ma anche il mazzo come dialoga carta per carta. Fu appunto Jodorowsky insieme a Marian Costa in una delle sue opere più importanti, che è la Via dei Tarocchi, ed è anche il testo che ha influenzato più di tutti questo lavoro. L'aspetto secondo me più interessante dei tarocchi che nota Jodorowsky è quello appunto delle carte che si fanno specchio, poiché riflettono esattamente ciò che siamo, ci restituiscono sempre qualcosa di noi stessi e sono quindi evidenti figure archetipiche, ed ognuna permette all'inconscio di applicare appunto la sua visione, e ognuna ha un diverso effetto su di noi. Se possiamo fare l'esempio della papessa, se nella nostra infanzia abbiamo avuto una figura femminile molto austera, molto rigida, ad esempio nella papessa vedremo esattamente questo, sia quando andremo a leggere le carte, sia quando magari qualcuno ce le leggerà. La stessa cosa può valere per l'imperatore, mentre il diavolo, che secondo me è una delle carte più interessanti, per la reazione delle persone, perché spesso si spaventano, altre volte invece si sono divertite da questa carta, e questo dice molto sul loro modo di affrontare le paure e anche il loro inconscio, l'aspetto più oscuro di loro stessi. Anch'io quindi per la costruzione del mio mazzo mi sono principalmente riferita ai tarocchi di Marsiglia. E due parole su come sono composti: sono un mazzo di 78 carte composti a loro volta, suddivisi a loro volta da trionfi o arcani maggiori e semi o arcani minori. Gli arcani minori rappresentano in una lettura gli aspetti più quotidiani, gli ostacoli più semplici da superare, quindi sì, sono cose con cui ci interfacciamo più spesso, infatti sono i quattro semi anche presenti nelle normali carte da gioco, coppe, spade, bastoni e denari. E anche le carte da gioco nascono da qui. Mentre i trionfi o arcani maggiori rappresentano le grandi rivoluzioni, i grandi cambiamenti, le grandi paure. E per questo si fanno tasselli, ogni trionfo rappresenta il tassello di un completo cammino iniziatico. Infatti formano una storia che può potenzialmente unire tutte le storie di ogni persona. Infatti questo lavoro, proprio per questa ragione, si concentra esattamente sugli arcani maggiori, proprio perché mi interessava l'aspetto della trasformazione radicale che può esserci. E come anche anticipato da Chiara, il mazzo poteva essere illustrato, ma in questo caso ho deciso di fotografare i miei soggetti. Ora, un aspetto fondamentale, secondo me, o almeno per me è stato, l'approccio.
approccio che ho avuto con i soggetti, che è stato appunto sia performativo ma spesso di gioco, questo dipendeva molto dal soggetto che andavo a fotografare. Innanzitutto l'intuizione è stata fondamentale per capire quali fossero i miei soggetti, poiché la scelta non è stata estetica o dei tratti, ma semplicemente anche leggendo loro le carte, semplicemente parlando, iniziamo a notare questi archetipi dentro di loro e ho sentito proprio l'esigenza di raccontarli, perché queste carte, mentre più le conoscevo e più prendevano forma anche intorno a me. Per questo motivo per me era importante anche la loro visione, cioè come loro si vedessero nella carta. Per questo motivo loro stessi sono entrati in panni, ognuno del proprio arcano, e per me è stato importante inserire loro nel loro mondo, fotografando i loro spazi, le loro case. E quindi questo per quanto riguarda proprio l'approccio. Ovviamente, come genere fotografico, parlando di genere fotografico, si tratta di stage photography, si inserisce nella messa in scena, ma nonostante ciò ho voluto fermamente non andare a controllare alcuni aspetti, come ad esempio la luce. La luce, perché è molto secondo me legata all'ambiente, non ho voluto in alcun modo controllarla, proprio perché la scelgo anche rispetto all'ambiente, perché è stata fondamentale per far emergere dei significati piuttosto che altri poi nelle immagini. Mentre, sempre per quanto riguarda la scelta degli oggetti, dei soggetti, questi oltre ad essere dettati dall'intuizione sono tutte persone con cui io mi relaziono quasi quotidianamente. Per questo motivo anche l'esigenza era, e questo spesso accade, è quella anche di raccontare le persone che mi circondano e interagire con loro anche con la fotografia, e quindi questo diventa per me anche una sorta di diario fotografico, di allestimento, di messa in scena, però che racconta anche aspetti di queste persone che fanno parte del mio quotidiano. Quindi il mazzo di carte che ho creato è per me un vero e proprio incontro con loro, un incontro con gli arcani, ma anche un incontro con le persone fotografate. Solitamente quando si apre un mazzo di tarocchi la prima carta che si incontra è il mazzo, perché non hanno numero, ma è la prima che vediamo, e non ha numero per un motivo specifico, cioè la sua energia è incontenibile. Per questo motivo il numero, invece che è chiuso, la conterrebbe, non è presente in questa carta. Rappresenta la necessità di mettersi in cammino, e rappresenta l'energia vitale e il desiderio, quindi non ha forma, infatti spesso secondo alcuni teori il matto è una sorta di Dio in forme. Segue poi l'arcano del vagatto, che invece decide di incanalare questa energia. Mentre il matto perde la ragione nella sua azione di voler semplicemente percorrere un nuovo cammino, il vagatto recupera questa razionalità, però lo fa con grande consapevolezza, poiché decide di applicare il suo desiderio nel mondo, con gli strumenti che il mondo dà. Nel caso della carta del vagatto, questi strumenti sono i quattro elementi naturali e i quattro semi che vediamo negli altri minori, quindi il bastone, il bicchiere sta per le coppe, il denaro, e sul tavolo poi c'è un coltellino che sta per le spade. Quindi il vagatto decide di creare attraverso il proprio desiderio quegli strumenti che dà il mondo. Quindi è la prima azione, il vagatto rappresenta la prima volontà di agire, mentre la papessa invece ci invita a guardarci dentro, quindi dopo l'azione abbiamo la ricezione, la necessità di introspezione completa. Infatti la papessa è una carta molto chiusa in se stessa, proprio perché l'oggetto che è in mano è un uovo. L'uovo rappresenta la gestazione, ma essendo la papessa vergine può partorire solo se stessa, a livello simbolico questo è ciò che la papessa rappresenta, quindi la conoscenza di sé per poter tornare fuori e partorirsi. Infatti l'uovo si schiude grazie all'energia e alla voglia di creatività, di creazione, di espressività dell'imperatrice. Quindi l'accumulo che la papessa automaticamente genera con la sua gestazione esplode completamente nell'imperatrice, che al contrario è una carta di curazione, feconda, fertile, che però ha bisogno di stabilità. Per questo dopo l'arcano che incontriamo successivamente è l'imperatore. L'imperatore rappresenta appunto la stabilità, l'ordine, il controllo, e entra nel nostro cammino appunto per contenerci, per riportarci un attimo a terra. Per questo motivo, dopo
effettivamente se riuscite a, essere fermi, a terra possiamo incontrare il Papa, che invece si fa ponte e pontefice fra la terra e il cielo. Poiché dopo finalmente essere così stabili piantati a terra, possiamo per la prima volta guardare alla nostra coscienza, il cielo nero che rappresenta la coscienza. E egli diventa appunto un mediatore. Non agisce in nessun modo, il suo unico interesse è quello di conoscere, essere nel mezzo per conoscere, quindi mediare tra la coscienza, che è la prima volta che prendiamo in considerazione, e la materia che viviamo. Per questo motivo è possibile incontrare adesso la carta dell'amante, che rappresenta appunto la scelta, che come nell'amore dovrebbe avvenire secondo il nostro sentire, non attraverso ragionamenti o congetture, ma dovremmo sempre solo scegliere, ci dicono le carte in questo senso, attraverso il nostro sentire. Dopo questa prima, dopo questa prima presa di coscienza, questa scelta, quindi la scelta di proseguire innanzitutto secondo le nostre sensazioni, possiamo incontrare e proseguire questo cammino grazie alla carta del carro, che rappresenta invece la fiducia in se stessi. Dice che il carro viva nel trionfo non perché fatica, non perché si sacrifica, ma semplicemente perché manifesta il proprio desiderio e ha talmente fiducia in sé e nel suo desiderio e nella realtà che tutto in automatico gli si presenta davanti. Quindi questa fiducia in se stessi diventa necessaria per incontrare una delle carte più difficili, che è la giustizia. La giustizia ci invita a un'introspezione intesa come un riuscire a capire esattamente ciò che vogliamo che entri a far parte della nostra vita e cosa no. Un farsi giustizia in tutti i sensi. E vivere secondo giustizia è molto difficile, poiché lei rappresenta le nostre vere funzioni, le nostre vere funzioni, e ci invita proprio a seguirle senza macchia, senza possibilità di errore. Quindi questo può portare a sentirci soli in questo cammino. Per questo incontriamo l'eremita, che invece rappresenta appunto la solitudine. Però è una solitudine che è completamente accettata e voluta, perché si sa che fa parte appunto del processo che si è iniziato. E è questa solitudine necessaria per farsi luce, per guardarsi dentro. Abbiamo infine questa carta che rappresenta la chiusura del primo ciclo, è la ruota di fortuna. Rappresenta la fine del primo ciclo perché è la decima, quindi si trova quasi nel mezzo, e rappresenta la temporaneità di ogni condizione, quindi ci invita a un nuovo ricircolo. Ci dice ok, si va avanti e ogni condizione, per quanto possa stagnare, poi riprende a circolare. E la carta che più di tutte non si può controllare perché non ha alcuna accezione umana. E quindi appunto ci apre a questo nuovo ciclo che è dato da personaggi, adesso vediamo personaggi più che ci portano sempre di più all'introspezione e a un viaggio adesso verso l'inconscio. Ok, quindi la prima carta che incontriamo nel nuovo ciclo è la forza, che rappresenta il nostro istinto e soprattutto rappresenta il coraggio necessario per poter intraprendere un vero e proprio viaggio nel nostro inconscio, perché è necessario appunto avere paura, però anche avere il coraggio di farlo. Abbiamo poi l'appeso, che invece torna allo stato di fedo. Infatti, come l'appeso è il 12, la pressa è il 2. Posizionando matto e mondo agli estremi, abbiamo il primo ciclo e il secondo ciclo, e la pressa e l'appeso sono agli opposti. Infatti, l'appeso torna allo stato di fedo, non agisce in nessun modo. Infatti la mancanza delle mani rappresenta esattamente questo. La sua posizione è sacrificante e dolorosa, ma è stato proprio lui a sceglierla. Per questo motivo lui di nuovo sta accumulando un nuovo punto di vista in questo caso, per questo si trova al contrario. E questo nuovo punto di vista è necessario per potersi effettivamente trasformare. Per questa ragione, subito dopo l'appeso, incontriamo l'arcano senza nome, o l'arcano 13, o in molti mazzi è chiamato la morte. La morte è corretta come accezione, però non se consideriamo la morte come semplice fine, perché se fosse stato così sarebbe stata l'ultima carta, invece no, si trova all'inizio del secondo ciclo, proprio perché vuol dire che c'è ancora tanto da scoprire e da generare. Infatti, la morte rappresenta... La morte rappresenta, come ho detto prima, la grande trasformazione che può avvenire, ma anche il fare pulizia, ma anche il raccolto. Quindi è comunque un invito a fare spazio. Il vuoto che può portare
una trasformazione così grande, ci spinge a conoscere la temperanza, che fa parte anche lei del nostro inconscio, ma è la parte più benevola, è come se fosse una guardiana, un angelo custode che vive in noi e che ci permette di ritrovare il nostro equilibrio, nonostante appunto le difficoltà che si possono incontrare durante questo cammino iniziatico. Proprio perché abbiamo incontrato la temperanza e ci ha riequilibrato, possiamo affrontare una delle gatte più difficili, che è il diavolo. Poiché mentre il Papa, anche qui, il Papa è il 05, il diavolo è la 15, sotto, si trova esattamente sotto il diavolo. E come il Papa si fa ponte verso la coscienza, il diavolo si fa ponte verso l'inconscio, è un ponte tra noi e l'inconscio, è il tramite necessario per poter effettivamente accedere alla nostra parte più scura e più spaventosa. Infatti nel diavolo vivono tutte le nostre paure, le nostre catene, ma anche i nostri desideri e le nostre dipendenze. Quindi, essendo adesso scesi così a fondo, è necessaria un'apertura. La carta del lavoro rappresenta esattamente questa apertura, quindi la distruzione che non è, che non precede una creazione, ma è la distruzione e la creazione che convivono nello stesso momento. E proprio per lasciare spazio a qualcosa di nuovo. Quindi siamo scesi in profondità e adesso possiamo tornare fuori con un'esplosione anche distruttiva. Però per poter lasciare spazio a qualcosa di completamente nuovo, quindi possiamo tornare a guardare il cielo, possiamo tornare fuori. Infatti una delle prime carte che ricordiamo è la carta della stella, è una delle prime carte astro, rappresenta il dono, la grandezza proprio del dono, a livello, infatti si dice lei sia l'anima della natura, proprio perché come la natura ci dona, ma noi dobbiamo dargli qualcosa affinché lei ci doni qualcosa in cambio, e lo fa senza alcun tipo di pretesa, come noi non dovremmo pretendere nulla dalla natura stessa. Quindi ci indica anche la grandezza del dono in questo senso, cioè un dare incondizionato, e che non sia però appunto estremo, che sia sempre equilibrato rispetto alle proprie possibilità, però che sia sincero. La seconda carta astro che incontriamo è invece quella della Luna, che è la madre cosmica. Rappresenta la madre cosmica, ci avvicina alla nostra intuizione e al misterioso che vive e convive noi e in tutte le cose. Rappresenta le mostruosità che creiamo nella notte, gli incubi, i sogni, le illusioni, quindi l'oscurità, insomma, ciò che la notte in genere simboleggia. L'ultima carta astro che incontriamo ci riporta alla luce. Dopo questo percorso nel buio dell'inconscio usciamo fuori e possiamo di nuovo vedere. Il sole è il padre cosmico, rappresenta il calore dell'esistenza, la vitalità, la vita, la gioia e l'infanzia. Per cui è fondamentale adesso questo passaggio dalla notte al giorno, perché possiamo finalmente risvegliarci, e questo è ciò che il giudizio rappresenta. Cioè la volontà, finalmente il risveglio della nostra coscienza. Quindi grazie a tutto questo percorso iniziato, di questo cammino, la nostra coscienza si risveglia. E possiamo finalmente uscire fuori grazie alla trasformazione che è venuta in noi stessi. E infatti l'ultima carta del mazzo, la numero 21, è il mondo, e rappresenta la finalità della vita, quindi tutte le energie che abbiamo conosciuto, maschile e femminile, luce, buio, luce, buio, maschile e femminile, ricezione e azione, si convivono in questa carta. Ci dice quindi che tutto in realtà è fluido, non ci sono due cose estremamente opposte, ma tutto fluido in noi. E questo è simboleggiato in particolar modo dalla pianta che è in mano, che rappresenta l'azione, e la boccetta che invece rappresenta la ricezione. E quindi appunto il mondo è l'invito ad accettare sempre come successo, perché il mondo rappresenta il successo, e il successo effettivo è accettare la propria fluidità e la propria volontà, il bisogno di trasformarsi e di rigenerarsi continuamente. Però appunto ogni grande rivoluzione non è mai una fine, infatti si può sempre ricominciare, e se dovessimo cambiare l'ordine di tutte le carte avremmo una storia completamente diversa. Luminosità
luminosità in tutto il tuo lavoro, che io vedevo un po' distante dall'immaginario veramente classico che tu raccontavi. Da dove nasce? Cioè, perché sia nel progetto proprio che presenti delle carte, ma anche nelle foto, in realtà sono tutte molto positive, luminose. Sì, allora, ok, in generale i colori poi che si possono vedere lì sono bianco, nero e rosa, nero vabbè, semplicemente nella scrittura, proprio perché il cielo, il bianco rappresenta il cielo, il nero rappresenta la terra legata all'inconscio e alla coscienza, e il rosa invece è l'anima, per questo quei colori lì in particolar modo. E poi in generale penso proprio diciamo allenato questo modo di vedere, sì, che può sembrare appunto positivo nel corso degli anni, scatto sempre a colori e sono sempre abbastanza luminose le mie immagini. Poi comunque anche ogni carta può sembrare negativa, io dico sempre in realtà non lo è, cioè ogni non vedo niente negativo, anche che sono il diavolo, che spesso appunto può essere spaventoso, ma in realtà no, ci dicono semplicemente cose che riguardano noi, e visto che, come dicevo all'inizio, si fanno specchio, appunto, visto che vedo questa grande positività e questo grande arricchimento che possono darci, sì, le vedo in senso positivo, in questo senso, ovviamente. Cioè, sono luminose perché le vedo luminose. Grazie. Io faccio una curiosità. Sì. Prendi pure uno dei tuoi tratti, dei tuoi tarocchi. Uno a caso? Uno a caso che... Allora... O forse quello che sei più legato, il primo, l'ultimo... Esatto. Pesca. Pesca. È già pronto. Grazie. Per chi magari... La ruota. Ecco, come arriviamo a questa scarpa? Come arriviamo a questa scarpa? Ok, allora, innanzitutto mi sembra una ruota. Sì, infatti ho scelto quello che stavo facendo vedere a loro, che mi piaceva tantissimo. Ah. Intanto io... L'allenamento all'intenzione. Allora, no, innanzitutto trovare una ruota, anche qui la verità, molti oggetti semplicemente guardandomi intorno si sono manifestati in un senso. In questo caso ho trovato la ruota a casa della stella, che è quella signora lì, e quindi in realtà poi piano scattando, man mano che scattavo, gli oggetti si presentavano al momento giusto, mi viene da dire, lei è la mia carta. Tu hai, scusami se ti interrompo, sì, no. Hai semplificato molto il trovare una ruota. Capisco, cercato, ma c'è un processo mentale che sicuramente tu andrai a fare. No, certo. Hai già immaginato quale tipologia di scaccio. Cioè, a me è colpito molto il fatto di questo... Di questo oggetto, sì, che lo vedi che è una ruota, no, di per sé mi ha dato ha tirato subito come attenzione. Certo, no, all'inizio pensavo anche, magari provo una ruota effettiva anche di gomma, cioè chiaramente ho pensato a... Ecco, a me interessa questo. Certo. E poi nella carta originale ci sono degli animaletti, e quindi ho pensato alla mia gatta, proprio perché sempre per il discorso che voglio il più possibile avere persone. Vabbè, ecco, diciamo la frase della ruota, ricordo un serpente, cioè ci ho visto come scatto, dico, cavolo, una costruzione forte, allora volevo vedere con te. Ma poi ad esempio, ne so, mettere le crocchette per farla salire sopra, cioè la è molto lungo, questo scatto è stato uno dei più lunghi perché non è facilissimo. Poverina, è stata senza mangiare mezza giornata in questo modo. Quindi. Va bene, va bene, voi ragazzi. Allora, questo corso, diciamo, la domanda impressione la giro a te in realtà, no? Un po' poi sulla modalità attraverso la quale, come dire, il consultante riceve la lettura dei tarocchi, per cui per quel poco che ne so, insomma, no? Anche l'ordine, no? Con il quale le carte vengono scelte ha un senso molto forte, e questo ci pone, secondo me, anche un'analogia interessante con il racconto fotografico, no? Sì, assolutamente. Perché anche in questo caso, come dire, la modalità attraverso la quale noi disponiamo, no? Scegliamo dare un ordine alle nostre immagini, effettivamente cambia radicalmente la narrazione delle stesse. Sì. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Grazie Chiara. Grazie a voi, grazie. Invitiamo la rimanere, invitiamo a me, ci vorrebbe, per la porta che verrà fatta qualche giorno. Ok, ma Chiara... E Chiara la lascia qui.
Andaluna. E in qualità di presidente di questa commissione ti conferisco il diploma accademico di secondo livello in progettazione grafica editoriale e indirizzo fotografia con la valutazione di 110 su 110 con lode. Grazie. La commissione ha espresso questa, diciamo, questa menzione per la tua lode, per aver dato una nuova lettura all'iconografia dei tarocchi e per la cura del prodotto editoriale attento dal punto di vista grafico e materiale. Grazie. Grazie. Grazie.